Tu ritieni che a questo punto un metodo che facilita in questo modo l'apprendimento sia da far conoscere al MIUR, al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, che sia da far conoscere alle scuole, agli insegnanti, alle media, al liceo, per dare un metodo agli studenti che oggi non hanno? Assolutamente sì, anzi, non ti nascondo che ci ho pensato svariate volte e assolutamente sarebbe una svolta. Ma certamente sì. Certamente sì, sarebbe veramente di supporto a tanti. Assolutamente sì, di questo ne sono convinto. Senz'altro sì. Assolutamente. Anzi, io proporrei di far fare il corso genio a tutte le mamme quando rimangono incinta. Cioè quel bambino lì deve già nascere con qualcosa, no, disseminato in quella direzione. No, assolutamente. Cioè. Il modo diverso con cui lo studente, l'alunno delle elementari e delle medie, vedrebbe la possibilità dello studio. Cioè avere questo metodo gli permetterebbe di vedere lo studio come un momento di realizzazione del sé, con la sua mappa mentale che è tutta sua, con i suoi colori che sono tutti suoi e non sono del libro che l'ha deciso quell'altro, ma i tuoi, non sono le schede della maestra, sono i tuoi pensieri e le tue figure. Quindi in quell'età sarebbe una fortificazione dell'individuo, è un'iniezione di felicità e di gioia dell'apprendere. Sarebbe bellissimo, sarebbe veramente bello. Assolutamente, cioè proprio assolutamente. Io credo che sarebbe importantissimo, cioè non capisco come non sia ancora avvenuto. Oddio, posso anche immaginare perché non sia ancora avvenuto, ma non aprendo parentesi non contestualizzate, ma ovvio che dovrebbe essere così, ma da molto che dovrebbe essere così. Cioè non può andare avanti una nostra società con il tipo di istruzione che c'è adesso. Questo è il mio pensiero personale, non essenziale.